Do subito il ben trovato, abbiamo pronto il nostro secondo ospite di questa mattina, che è sempre ben gradito al Caffè Affari, Salvatore Gaziano di Soldi Expert SCF. Buongiorno. Buongiorno a voi. Gaziano, le chiedo un commento per la giornata odierna, insomma le indicazioni da guardare, perché vedo un avvio di giornata che dovrebbe essere poco mosso, almeno secondo le indicazioni di questo momento. Sì, diciamo che sono arrivate, diciamo, notizie tutto sommato positive, ma i mercati sono veramente in molti casi a ridosso di alcuni massimi e quindi è difficile riuscire a trovare grandi motivazioni per un forte rialzo, anche se diciamo che il quadro è tutto sommato sereno con i dati positivi dell'Asia, soprattutto la parte asiatica della Cina da alcuni giorni ha ricominciato a risalire ed era stata nelle ultime settimane un po' una croce nei portafogli di molti investitori diversificati e questo sicuramente è un fatto positivo. E positivo è anche questa attività di merger acquisition, di fusione e acquisizioni, che comunque continua a essere presente in maniera molto forte sul mercato, che dà la dimostrazione che i prezzi non sono solo teorici e di carta, ma avvengono degli scambi a prezzi molto significativi o superiori ai prezzi di borsa. Avete ricordato questa mattina questa operazione molto importante sul settore immobiliare, che è un settore che in Italia purtroppo ha vissuto la croce dei fondi immobiliari quotati, che è stata una bella seccatura per coloro che ci hanno creduto, ma che invece a livello mondiale, sia negli Stati Uniti con i REITs e anche in Germania con due di queste società, Vonovia che ha fatto questa proposta di acquisire Deutsche Wohnen, è un'operazione molto importante che riporta anche il faro su un settore che lo scorso anno ha faticato, diciamo, fino a aprile-maggio per i timori che la pandemia potesse ingenerare una forte flessione del settore immobiliare, ma che in Germania ha dimostrato che le quotazioni immobiliari sono andate molto bene risalite, e poi in particolare queste due società sono specializzate soprattutto nell'edilizia residenziale con una forte posizione su Berlino, addirittura controllano quasi 500.000 di appartamenti in tutta la Germania, e questa operazione è sicuramente molto interessante sia per gli azionisti di queste società, ma anche in generale per un comparto che meriterebbe maggiore attenzione. Pochi analizzano e valutano che per esempio il comparto immobiliare in questi anni ha dato rendimenti persino maggiori a molti indici azionari globali, se andiamo a prendere gli andamenti degli ultimi 10-15 anni, perché oltretutto il settore immobiliare è estremamente diversificato, da società come queste specializzate nell'immobiliare residenziale, ci sono società specializzate nelle torri 5G, ci sono addirittura negli Stati Uniti società specializzate nelle carceri e ci sono società specializzate nei centri commerciali, e quelle ma hanno veramente molto patito la crisi della pandemia, e sicuramente il loro modello è quello che oggi è visto più in crisi. Gaziano, vorrei farle due domande in termini prospettici, cioè capire le ricadute. La prima riguarda la politica italiana, la seconda riguarda invece la Bielorussia, quindi il Consiglio Europeo straordinario e sicuramente temi invece internazionali. Parto dalla politica italiana, perché c'è stato sicuramente una botta e risposta, evidente anche perché sui quotidiani, insomma, è avvenuto questa mattina in ordine temporale l'intervista del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che punta ancora il dito contro il ministro Orlando, dice: siamo trovati di fronte a un cambio di metodo inaspettato e inaccettabile, sembra che a mancare sia la volontà del ministro di affrontare i problemi. Che certezze hanno adesso le imprese, si chiede il ministro, che si stanno riorganizzando, e lo dice ovviamente rispetto al tema che è stato inserito dal ministro Orlando e votato in CDM nel decreto sostegni bis, ossia la conclusione dello stop ai licenziamenti che veniva estesa fino al 28 di agosto. Ora non sarà più così, ma restano invece due possibilità, cioè per le grandi aziende fino alla fine di giugno, per le piccole invece fino alla fine di ottobre. Questo è il dato sostanzialmente. C'è un passo indietro poi che è avvenuto a livello appunto di ministero, perciò sostanzialmente lo stop ai licenziamenti torna nella misura originaria, e vedremo appunto le reazioni, probabilmente saranno almeno su questo felici gli industriali appunto, e la vicenda però è sostanzialmente segno di una ancora
divisione all'interno peraltro delle forze politiche dello stesso governo. Abbiamo sentito insomma anche più parti, più esponenti essere assolutamente non d'accordo su medesimi temi. E chiedo se questo può essere un vulnus in termini di investimento quando anche all'estero ci guardano. Beh, sicuramente non è un buon esempio, perché si era, diciamo, sul tema c'erano stati già degli incontri, sembrava che fosse stato raggiunto un accordo, e poi di fatto, come spesso succede all'ultimo miglio, le cose sono cambiate. Diciamo che il mercato sull'Italia e su tutte queste contraddizioni, oltretutto di una maggioranza veramente eterogenea, modello Village People, il mercato ne conosce i punti di forza e i punti di debolezza. Sull'Italia, sul fatto che nei confronti degli investitori esteri possiamo, diciamo, vedere le quotazioni ulteriormente scendere, di fatto questo ormai capita da 15-20 anni. Ancora ieri rivedevamo alcuni economisti che giustamente vedevano che l'Italia ritornerà ai livelli pre-pandemia, secondo alcuni, come PIL nel 2027-2028. C'è da dire che molte società quotate in questi anni comunque hanno diversificato molto all'estero, e purtroppo la politica non si rende conto che prendendo sempre decisioni di breve respiro per motivi spesso biecamente elettorali tende a indebolire in maniera sempre più forte il tessuto economico italiano e metterlo sempre più ai margini, quindi alla fine, certo, fa veramente il danno dei lavoratori. Purtroppo non è la prima volta che questo capita, e chi investe sa per questo motivo l'importanza proprio di diversificare, di non avere una quota dell'Italia molto elevata, perché purtroppo queste cose da 20 anni le continuiamo a vedere. E invece le sanzioni che l'Unione Europea ha scelto di applicare contro la Russia, quindi ad esempio chiudere appunto lo spazio aereo, cioè gli aerei europei che evitano lo spazio aereo dopo la richiesta europea, almeno lo spazio aereo bielorusso, piuttosto che stoppare subito 3 miliardi di aiuti in direzione appunto del paese guidato da Lukashenko, dopo il caso del dissidente politico fermato e arrestato mentre viaggiava su un volo Ryanair, questo avrà delle conseguenze a livello ad esempio di settori? Ci sono aziende più esposte? Ma su questo, diciamo che sul listino italiano non, diciamo, ci sono, potrebbero essere conseguenze su società molto più esposte ai traffici, all'import-export, per quello che riguarda sicuramente tutta l'area dell'est, non solo la Bielorussia, ma la Russia, che peraltro è un paese che da diverso tempo è molto sottoinvestito, per quanto c'è da dire che la Russia è un famoso tra i paesi più ricchi di materie prime, e molti gestori comunque, anche se in quota marginale negli ultimi 7-8 mesi, hanno comunque dato un occhio di riguardo a questo paese, ma è indubbio che la Russia e tutta quell'area è un'area molto pericolosa per vari motivi, non ultimo lo stesso Putin alcuni mesi fa ha ordinato alle proprie aziende tecnologiche e informatiche di diventare autarchiche per tutto ciò che riguarda la parte software, perché non vuole essere soggetta, come è successo nel caso Huawei in Cina, a ricatti e minacce. Questo però non è piaciuto molto a molte banche importanti russe, e questo però dà l'idea comunque di un paese, di un'area, quella dei paesi ancora, diciamo, del satellite russo, che vanno visti con grande cautela e che ancora potrebbero rappresentare una minaccia per quello che riguarda all'interno di un portafoglio, perché poi è questo che è il nostro, certo, mestiere, guardare, certo, più gli impatti sugli investimenti più che gli impatti politici. Grazie a Salvatore Gazziano per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie.